Sì, giustamente il direttore, il presidente della società hanno attrezzato una rosa di tutto rispetto. Oggi non sono d'accordo e penso neanche il mister con l'ottima prestazione. C'è stata la voglia al 101% di vincerla, tanto cuore e dobbiamo iniziare a limare qualcosa se vogliamo far sì che il nostro traguardo si avveri. Senti Alessio, tu e Farricello state iniziando ad integrarvi per bene, c'è ancora tanto da lavorare, però oggi tu hai avuto tre palle gol, due in rete, l'altra è andata di pochino a lato, quindi diciamo soddisfatto, tre gol in due giornate. Sì, sono contento del mio partner e poi di tutta la squadra. Diciamo che mi servono al meglio, sia oggi sia domenica, ma anche col Casoria. Io e Farricella abbiamo beneficiato del lavoro della squadra. Poi te l'ho detto, con Daniele ci stiamo trovando domenica dopo domenica sempre di più e sono contento di giocare con lui. Un'ultima domanda che riguarda proprio il mister. Mister Messina, conosciuto giovedì sera, indipendentemente dal conoscersi prima, però è un allenatore che in 36 ore cosa vi ha dato? Innanzitutto ci tenevo a dare il mio saluto e il mio ringraziamento al mister Di Nola. Comunque lui ha fatto di tutto per raddrizzare la nostra squadra. Poi sono scelte della società e queste noi le dobbiamo rispettare, facciamo i giocatori. Il mister si è presentato subito alla grande. Ieri abbiamo fatto doppia seduta per vedere un po' le direttive, pure sotto l'aspetto tattico, e poi penso che è centrato subito nella testa, perché questa squadra doveva dare una svolta nella testa, doveva diventare squadra. Io credo che abbiamo fatto un ottimo passo in avanti oggi e dobbiamo continuare così. Poi ci sarà anche l'ottima prestazione. Oggi una buona partita, però noi dobbiamo migliorare se vogliamo aspirare alla Serie D.